25 borse di studio consegnate direttamente dai vertici di Cassa Edile Latina ad altrettanti studenti universitari, figli di lavoratori del settore edile. Una cerimonia sobria che si è svolta per la prima volta nella bella cornice del Museo Cambellotti in Piazza San Marco, dove i ragazzi, visibilmente emozionati e felici, hanno ricevuto il riconoscimento che è andato agli studenti più meritevoli. Tanti anni, sono stati degli anni splendidi, siamo stati sempre vicini ai lavoratori. Oggi avete visto 25 bravissimi ragazzi, dei ragazzi che ci mettono il cuore nello studio, che variano dalle scienze infermieristiche alle materie tecniche, e quindi noi siamo molto vicini a questi ragazzi, perché come ho detto prima, la nostra provincia è una bellissima provincia, una provincia che deve crescere e che deve andare avanti. E gli altri anni era semplicemente un assegno che arrivava, invece adesso hanno dato un'importanza a questo evento per farlo sapere a tutti, per farlo conoscere. Sul come l'ho ottenuto, tanto sacrificio, ovviamente, come anche papà che ogni mattina si sveglia presto per permettermi di fare questo. Quindi mi sono sentito veramente estasiato a stare qua. La Cassa Edile di Latina vanta 7.700 lavoratori e 1.450 imprese iscritte e in 61 anni di vita ha erogato qualcosa come 420 milioni di euro in favore dei lavoratori, fra gratifiche natalizie, ferie, prestazioni sanitarie per i lavoratori e i loro familiari. La formazione deve essere attrattiva. Noi abbiamo comprato uno strumento che è un simulatore, come i piloti da Formula 1, come i motociclisti, in cui prepariamo in sicurezza tutti gli operatori delle macchine utenze. Queste maestranze li formiamo in sicurezza, quando saliranno sul mezzo sanno effettivamente che cosa fare. La giornata di oggi è una giornata che testimonia il lavoro che la Cassa Edile espleta da 61 anni e che forse prima non era ben evidenziata all'esterno. Ecco perché abbiamo voluto rappresentarlo con un'occasione pubblica. Dare le borse di studio ai figli dei lavoratori edili, così come diamo altre prestazioni assistenziali, le borse di studio per le scuole medie, i buoni libro per quelle superiori, le protesi dentarie, oculistiche, ortopediche, tutte prestazioni in favore dei lavoratori iscritti alla nostra Cassa Edile. Quindi ecco perché il nostro sistema bilaterale è un sistema bilaterale virtuoso, che non solo rilascia il DURC alle imprese edili, bensì è un sistema vicino a tutti i lavoratori e ai figli dei lavoratori per il sostegno durante la propria attività, universitaria e di studio.